In 60 anni ha prodotto oltre 600 film nelle varie vesti in cui la produzione può essere effettuata. I suoi film hanno avuto 59 riconoscimenti internazionali. In America lo chiamavano semplicemente Dino. Ed è stato ad oggi sicuramente il produttore italiano che è stato più premiato in assoluto, sicuramente il produttore italiano più importante e sicuramente è tra i 10 produttori più importanti di ogni tempo nel mondo. Ne parliamo subito dopo la sigla. Nasce l'8 agosto del 1919, nasce a Torre Annunziata. I suoi primi anni li trascorre per la strada, vende infatti gli spaghetti ai passanti che in realtà produce in una bottega il papà. In realtà lui non si chiama Dino De Laurentiis, si chiama Agostino, ma sin dal primo momento tutti lo chiameranno Dino in famiglia e così Dino sarà per tutto il mondo. Nel 1935 il fratello maggiore di Dino De Laurentiis si trasferisce a Roma e così il fratello minore lo segue 2 anni più tardi, è il 1937. Intanto nel 1935 è nato il Centro Sperimentale di Cinematografia proprio nella capitale. Dino De Laurentiis vuole fare l'attore e infatti intraprende la carriera cinematografica. Il suo primo film è Troppo tardi ti ho conosciuta, ma ben presto capisce che lui preferisce stare dietro la macchina da presa e non davanti. Dirà più tardi, negli anni, in una famosa sua autobiografia, appena mi sono visto allo specchio, ho capito che quella non era la mia strada. Suo fratello Luigi lo inserisce nella casa di produzione Lux Film, di cui ha già un posto di rilievo. Siamo praticamente nel corso del secondo conflitto mondiale. Inizia così la carriera di produttore Dino De Laurentiis. I suoi primi film sono già importanti perché il cast tecnico già percepisce che quel ragazzo di Torre Annunziata con un viso vispo, in qualche modo molto delinquente, riesce ad imporre le sue idee, le sue posizioni e soprattutto riesce a risolvere tantissimi problemi sui set. L'ultimo combattimento e soprattutto L'amore canta sono i due primi film che vedono Dino De Laurentiis nella veste in qualche modo di produttore, in questo caso per la Lux Film. Vanno ricordati assolutamente, innanzitutto Riso Amaro, film che gli fa conoscere tra l'altro quella che poi diventerà sua moglie, ossia Silvana Mangano. Altro film che vede Dino De Laurentiis in primo piano tra la produzione del film con la Lux è sicuramente Napoli Milionaria. Ma il ragazzo è molto sveglio, insieme ad un amico conosciuto proprio in quei mesi comincia a ristrutturare un ex stabilimento. Nascono gli studi Ponti De Laurentiis. Si fanno subito notare, nascono così veri e propri gioielli, piccoli capolavori, grandi film che fanno dell'Italia comunque un palcoscenico ideale per la settima arte. Nascono così Guardie e ladri, Totò a colori, il primo film assolutamente realizzato a colori in Italia, e pensate al 1952, ed ancora soprattutto i due capolavori che gli fanno in qualche modo vincere 2 Oscar consecutivi all'Italia come miglior film straniero, ossia La strada e le notti di Cabiria. Ma un altro film importante, sicuramente sempre con Totò, Miseria e nobiltà, è del 1954, fino ad un altro film, Consacrazione, ossia La grande guerra che vincerà il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi gli studi Ponti De Laurentiis sono sede dell'Istituto Professionale del Cinema e della Televisione Roberto Rossellini a Roma. Intanto Dino De Laurentiis non si lascia in qualche modo sorprendere e soprattutto ha il piglio dell'imprenditore nato, tant'è vero che comunque comincia a costruire propri stabilimenti, insomma si mette in proprio e nasce Dino Città. Nei suoi studi cinematografici verranno girati capolavori assoluti del cinema, soprattutto hollywoodiano, e Dino De Laurentiis farà davvero un mucchio di soldi. Sicuramente
Stiamo parlando di Waterloo, guerra e pace, Barabba, la Bibbia ed ancora lo sbarco di Anzio. Nel frattempo Dino De Laurentiis ha trovato anche il tempo di sposarsi nel 1957, infatti sposa Silvana Mangano, con l'attrice resteranno uniti fino alla morte di lei, avvenuta nel 1989. Avranno 4 figli, ma Dino De Laurentiis nel 1990 si risposerà ed avrà dalla nuova moglie, una ragazza americana, altri 2 figli. Per Dino De Laurentiis le cose vanno davvero tanto, ma tanto bene. Nel 1970 però le cose cambiano completamente, perché la legge del cinema cambia e non si danno più contributi alle produzioni se non sono 100% di produzione italiana. Fino a quel momento la legge prevedeva che poteva essere dato un contributo anche ad una produzione cinematografica che aveva dei versamenti in denaro fino al 50% non italiano. Dino De Laurentiis decide di lasciare l'Italia. Si trasferisce ovviamente in quello che è tutt'oggi la strada principale per tutti coloro che vogliono intraprendere il cinema, soprattutto per chi vuole davvero calcare la settima arte da protagonista. Va a Hollywood e anche lì ovviamente è un successo continuo, un successo dietro l'altro. E così escono dei veri e propri capolavori prodotti da Dino De Laurentiis: I tre giorni del Condor, Serpico, Il giustiziere della notte, L'orca assassina, il remake di King Kong ed ancora L'anno del dragone, Ore disperate, Hannibal qualche anno dopo ed ancora Conan il barbaro. Diceva di sé Dino De Laurentiis: in Italia mi chiamano il dottor De Laurentiis, in America mi chiamano semplicemente Dino, così come in realtà Sinatra veniva chiamato semplicemente Frankie. Qualcosa significherà oppure no? E infatti qualcosa significa, perché come sempre Nemo profeta in patria, saranno prima gli Stati Uniti d'America a riconoscere il talento incredibile di questo produttore, che gli verrà riconosciuto attraverso la consegna della famosa statuetta all'Oscar nel 2001. Soltanto 2 anni più tardi l'Italia gli darà un grande riconoscimento, nel 2003 avrà infatti il Leone d'Oro alla carriera. Muore a Los Angeles proprio in questa giornata, era il 10 novembre del 2010. Ai suoi funerali a Beverly Hills c'è davvero tutto lo star system, più di 200 tra i migliori attori, i più famosi attori di Hollywood. La sua salma dopo i funerali viene trasferita però in Italia e attualmente Dino De Laurentiis riposa nel cimitero di Torre Annunziata, nella cappella, insieme al fratello Luigi. Le ultime cose, Dino De Laurentiis diceva che in realtà erano stati i giornalisti a far nascere il fenomeno del neorealismo. In realtà i registi in quel periodo, dopo la guerra, si arrabattavano come potevano per girare, e quindi soprattutto in quel periodo amavano girare in strada, ma in realtà il loro non era un amore per la realtà, diceva De Laurentiis, ma era semplicemente una povertà di mezzi. Altra cosa per quanto riguarda il cinema, sempre un pensiero di De Laurentiis, era che in Italia il problema maggiore dei registi italiani, ovviamente, è quello che pensano innanzitutto quando girano un film ai critici, mentre dovrebbero pensare innanzitutto agli spettatori che gli danno i soldi per poi fare un altro film. Dino De Laurentiis era fratello, dicevamo, di Luigi De Laurentiis, che era maggiore di Dino di 2 anni. Luigi De Laurentiis è il papà di Aurelio De Laurentiis, il patron del calcio Napoli. Chissà cosa penserebbe Dino De Laurentiis dell'attuale nipote, ossia di Aurelio De Laurentiis, della sua gestione del club e anche del suo modo di fare cinema, ossia i tanti cinepanettoni che tra l'altro oggi De Laurentiis non fa più. Dino De Laurentiis, insomma, è stato un ragazzo che è venuto dalla strada di Torre Annunziata e con quella sua faccia, in qualche modo, con quel suo carattere, con quella sua napoletanità, in qualche modo esibita, sfrontata, è riuscito a conquistare il mondo intero e a calcare il red carpet a Los Angeles. In qualche modo possiamo dire che, come dice un famoso proverbio napoletano, meglio una faccia tosta che un palazzo. E questo sicuramente valeva per Dino De Laurentiis. A domani.